La nota di servizio, lo ricorderò anche dopo, il consiglio direttivo si terrà alla fine di questo blocco di interventi che riguarderà gli interventi di altri direttori dei laboratori nazionali del CINI che insieme a quelli che abbiamo già sentito ieri contribuiscono ad arricchire il coté di attività nel campo della ricerca, appunto, del consorzio, campo diventato ancora più centrale dal momento che, come sappiamo, sono in programma nel paese importanti investimenti, importanti hub di ragionamento per portare l'Italia ad essere un paese competitivo sul piano internazionale. Non lo nascondiamo di certo, il PNRR farà da benzina nel carburatore che appunto porterà a queste innovazioni e c'è una forte attenzione da parte di tutto il mondo della pubblica amministrazione e dell'industria anche nei confronti delle attività dei centri di ricerca, del CINI e del CNR che per esempio ieri ha visto la partecipazione tramite la presidente Maria Chiara Carrozza, abbiamo visto c'era anche Leonardo, questo dà un po' il metro dell'attenzione che è rivolta nei confronti del consorzio. Ora, senza ulteriore indugio, invito a parlare il direttore del laboratorio informatica e scuola, professor Enrico Nardelli. Lab. Dai di lab. Grazie. E mi scuso di questo piccolo cambiamento, ma ho un impegno istituzionale che verrà lontano fino al resto della mattinata, ma poi ritorno. Quindi grazie anche ai colleghi che devono parlare oggi, devono parlare, diciamo, prima di me che ho lievemente spostato. E allora, passo subito alla missione del Laboratorio Nazionale Informatica e Scuola, che trovate sintetizzata qua. In questa descrizione di missione c'è al primo punto la diffusione di una corretta cultura dell'informatica, perché questo probabilmente è il problema principale, dirò poi qualcosa in più su questo tema proprio in chiusura del mio intervento. E, diciamo, è un problema che chiaramente non si risolve in pochissimo tempo, richiederà, ma secondo me, decenni. E, però intanto noi, come dire, abbiamo cominciato a lavorare. E, gli altri due temi sono effettivamente in modo specifico la didattica dell'informatica nella scuola e la conoscenza dell'informatica nella scuola come disciplina scientifica. Il nostro sogno è che, diciamo, ci sia l'ora di informatica nella scuola come c'è l'ora di matematica o l'ora di scienze. Anche questo appunto è un sogno per i nostri figli, ma intanto ci lavoriamo. Un minimo di storia per chi non conosce le nostre attività: noi siamo nati come gruppo di lavoro. Ah, non si vedono le slide. Ah, ho dimenticato di condividerle. Ok. Fortunatamente qualcuno se ne è accorto adesso. Ok. Grazie. Insomma, questo appunto una delle cose che dovremmo, diciamo, su cui dovremmo sensibilizzare a proposito di livello culturale è che la tecnologia, nonostante i nostri sforzi, opaca. Io, diciamo, non mi rendevo conto di quello che stava accadendo perché la mia proiezione delle slide era mediata da una tecnologia. Questo, diciamo, sembra un problema stupido, ma è estremamente profondo. Noi siamo nati come gruppo di lavoro nel 2017 e quindi abbiamo cominciato a lavorare da subito e poi siamo stati, come dire, promossi al laboratorio a novembre 2019, quindi in effetti sono appena 2 anni che il laboratorio è formalmente istituito. È un laboratorio piccolo perché tradizionalmente, diciamo, non dico niente di più, il tema della didattica dell'informatica nei nostri settori scientifico-disciplinari è stato purtroppo trascurato e in qualche modo ne stiamo pagando le conseguenze e stiamo cercando di recuperare. Quindi sono 33 nodi con 75 afferenti dei due settori. Abbiamo una pagina istituzionale e abbiamo recentemente messo in piedi, grazie al supporto del GAR,
uno spazio di lavoro collaborativo che è di fatto un ambiente tipo Google Drive, ma diciamo che non è soggetto alle politiche di questa multinazionale che fa delle bellissime cose, ma rispetto alle quali vorremmo avere un po' più di privacy. Spendo solo due parole perché il GAR supporta già per default le università e questo ambiente ce l'ha messo a disposizione a titolo gratuito nell'ambito delle sue risorse, cioè noi siamo personale degli Atenei, ognuno dei nostri Atenei paga il GAR e quindi la creazione di questo workplace, che è un ambiente che ci mette a disposizione ciò che serve per lavorare in collaborazione, condivisione di documenti e così via, l'abbiamo avuto e lo stiamo usando e ne siamo molto contenti, perché una delle cose che noi pratichiamo nell'insegnamento dell'informatica nella scuola è l'importanza di aspetti di privacy e pratichiamo quello che predichiamo. Ci teniamo a farlo per quanto possibile. Qui sotto trovate il comitato di gestione, è una rappresentazione abbastanza equilibrata di ingegneria informatica e informatica, nord e sud, sedi grandi e sedi un po' più piccole, e questo è tutto. Quali sono le linee di lavoro su cui stiamo operando? Quello dei contenuti e del curriculum, che è un aspetto importante, perché noi come comunità sappiamo tutto di come insegnare informatica a livello universitario, cosa fare prima, cosa fare dopo, quanto insegnare, ma sappiamo pochissimo di questo nel livello della scuola primaria e secondaria, inferiore, quella superiore magari un po' di meno, perché siamo presenti già da un po' di tempo. Metodi e strumenti di insegnamento, il che non vuol dire metodi e strumenti per l'utilizzo dell'informatica come tecnologia di insegnamento, ma proprio per l'insegnamento informatico. Ovviamente per insegnare l'informatica possiamo usare le tecnologie dell'informatica, ma non è quella l'enfasi, anzi soprattutto nei primi anni è importante staccare l'idea che l'informatica sia la tecnologia, così come quando io ero bambino era chiarissimo, non un bambino, un po' più grande, quando ero bambino non c'erano le calcolatrici elettroniche, però al liceo c'erano le calcolatrici elettroniche, ma erano assolutamente vietate, perché giustamente la matematica è soprattutto cultura delle relazioni matematiche più che operatività. Terzo aspetto, la formazione degli insegnanti. Anche questo sembrerebbe banale, ma non è così, perché l'informatica è l'unica materia che uno vuole introdurre nella scuola, che nessuno degli insegnanti che dovrebbe introdurla ha mai studiato quando era scolaro o quando ha fatto formazione professionale, e questo di nuovo è un problema. Pensate, se questo fosse vero per la matematica, come sarebbe complicato formare gli insegnanti a insegnare la matematica da zero. E poi divulgazione e comunicazione, ne ho già parlato e non mi soffermo. Abbiamo quindi una serie di attività in corso, che sono attività di ricerca, attività di formazione, il dialogo con attori istituzionali per l'istruzione e la cultura, la divulgazione della cultura informatica e il progetto, il programma Il Futuro, che è nato addirittura ancora prima del gruppo di lavoro e del laboratorio, che è un progetto patrocinato dal Ministero dell'Istruzione, all'inizio MI, ora adesso solo MI. Va avanti da 7 anni, diffuso nel 90% delle scuole italiane, 35.000 insegnanti che partecipano, 2 milioni e mezzo, 3 milioni di studenti che ogni anno si impegnano in quelle attività che si riesce a fare nell'ambito dell'autonomia scolastica, perché il tutto è ancora abbastanza purtroppo ignorato ufficialmente dal Ministero dell'Istruzione, che continua a parlare di scuola digitale e trasformazione digitale, però poi si concentra solo sull'aspetto strumentale. Come detto in apertura, è un tema, un obiettivo culturale su cui lavorare ancora per tanto tempo. Da un punto di vista internazionale collaboriamo praticamente a tutto quello che è rilevante in ambito europeo e internazionale in quest'area: la coalizione europea Informatics for All, BEBRAS, che è un concorso di introduzione all'informatica per ragazzi delle scuole medie e inferiori, in realtà parte dalla quarta e quinta elementare e scuole medie, e mi pare anche i primi 2 anni delle superiori, ed è molto molto valido, perché è centrato appunto su una visione dell'informatica
non tecnologica, quello che appunto abbiamo chiamato anche il pensiero computazionale, termine che adesso tendiamo a usare molto di meno perché purtroppo la gente quando si innamora di un termine poi lo usa a sproposito. La European Code Week, che è l'iniziativa europea sulla programmazione, sul coding, e la International Week of Computer Science Education, che in Italia abbiamo introdotto come la settimana dell'ora del codice, perché questo era il tema utilizzato all'inizio, ma sempre di più la interpretiamo in termini di insegnamento dell'informatica. E i risultati più importanti che abbiamo ottenuto è questa proposta all'allora MIUR, quindi questa è di 3 anni fa, fatta in collaborazione con le comunità GI e Green sull'insegnamento dell'informatica nella scuola, e anche la sua pubblicazione a livello internazionale. E abbiamo poi 14 pubblicazioni sulla didattica dell'informatica, abbiamo prodotto un manuale sull'insegnamento dell'informatica nella scuola primaria con Lisciani editore. Chiaramente fare molto di più se l'informatica non viene spinta a livello istituzionale è difficile, però noi insomma comunque qualche materiale cerchiamo di produrlo, perché devo dire che molti insegnanti sono interessati da questo aspetto. Il punto, come sempre accade in questi casi, è che quelli che sono interessati sono quelli che, usando la metafora del Far West, salivano sul carro e andavano sfidando gli assalti degli indiani e quant'altro si incontrava in quel viaggio. E non basta mandare i pionieri, quelli che abbiamo già catturati, bisogna trasformare tutto il sistema della scuola, e per questo è fondamentale l'intervento formale delle istituzioni. Abbiamo organizzato 2 workshop nazionali per insegnanti, uno di questi in collaborazione con il Laboratorio Nazionale Informatica e Società, chiaramente sull'area della cultura informatica. Collaboriamo con il Laboratorio Informatica e Società perché è un elemento è un elemento della società assolutamente importante. Abbiamo fatto 5 interventi invitati, 3 a livello internazionale, 2 nazionali, 6 incontri istituzionali. Ricordo quello al Senato perché ho osservato che nell'ambito del PNRR sarebbe stato opportuno investire sulla formazione degli insegnanti, perché lo snodo per portare l'informatica nella scuola è esattamente quello, ma non perché voglia convincervi in modo particolare di questo, perché l'Inghilterra ha fatto questo e ha sbattuto il naso contro una non preparazione degli insegnanti, e quindi è corso ai ripari. E vabbè, non sono stato ascoltato, ma insomma non me ne preoccupo più di tanto, perché continuo a parlarne, prima o poi qualche orecchio che mi sta a sentire lo troverò. Facciamo regolarmente una serie di webinar insegnanti con, a seconda dei temi ci sono più o meno partecipanti, e ci spendiamo in interventi divulgativi sui media, circa 20 in questi 2 anni. Abbiamo in corso il nostro primo progetto finanziato, siamo molto contenti di questo. In realtà il progetto formalmente ancora non è iniziato, inizierà il 30 dicembre, però noi abbiamo cominciato a lavorare subito, perché nel frattempo stiamo cercando di sapere dal Ministero ottenere alcuni chiarimenti su aspetti formali. È un piccolo progetto, 12 mesi, 10 atenei, 100.000 euro, e l'idea è sperimentare come si insegnano i concetti di base dell'informatica nella scuola primaria. Di nuovo, questo vi sembrerà stupido, ma non è per niente stupido. Insomma, nella matematica noi sappiamo che si insegna dopo i numeri, prima l'addizione e poi la sottrazione, e poi la moltiplicazione e poi la divisione. Questo ordine, oltre ad avere un senso naturale, poi se sia naturale o meno, adesso che sono secoli lo sappiamo, difficile dirlo, però è stato sperimentato. No? Come insegniamo l'informatica ai bambini? No? Che gli facciamo fare? Al di là di metterli di fronte a un ambiente, insomma, questo va bene, ma ok, adesso non do la risposta perché ci stiamo lavorando, abbiamo delle idee, però questo è il tema su cui finalmente va detto che anche a livello europeo forse ci si sta svegliando, perché l'ultimo Digital Education Action Plan, quello del 2021-2027, per la prima volta dopo 20 anni di 20 anni di documenti in cui si parlava solo di digital skills, per la prima volta parla di computing education o informatics education. E insomma, l'Unione Europea si muove con la velocità di un elefante, quindi
è importante che si sia incamminata sul sentiero giusto. Una volta che si è incamminata, poi sicuramente qualche cosa cambierà e probabilmente questo ci aiuterà anche a realizzare i nostri obiettivi in Italia. Stiamo lavorando in collaborazione con il PLS alla realizzazione di un video promozionale sull'informatica come disciplina scientifica, e visto che qui c'è il coordinatore di questo gruppo, Tullio, diciamo, lo ringrazio perché è stata una sua idea e ci sta lavorando. E come dire, stay tuned, come dicono gli americani, perché sta avvenendo molto bene. Ci sono poi queste due iniziative diciamo fatte da Nodi, che però, come dire, sono pienamente coerenti col tema della didattica dell'informatica nella scuola. Modena, Reggio Emilia e Bologna, il Summer Camp Ragazze Digitali, un'idea di Michele Colaianni, e Università Torino Social for School, Sara Capecchi. Ecco, io chiudo con quella che è la sfida che ho in qualche modo già, diciamo, musica finale per la battaglia finale. Allora, Digital Skills and Informatics Education. Allora, sono due linee di intervento complementari che, devo dire, esistono in questo modo soltanto in Europa, perché negli Stati Uniti la prima non c'è, perché poi, insomma, noi che abbiamo studiato informatica, non dico fin da bambini, ma insomma, le skills sono la prima cosa che uno fa quando comincia a lavorare con, diciamo, su una qualunque materia. Cominciamo a studiare l'italiano imparando a scrivere A, B, C, cominciamo a studiare la matematica imparando a scrivere 1, 2, 3, come si scrive il segno più, il segno uguale. Cioè, quelle, le abilità di base si imparano come passi iniziali. Purtroppo l'Europa, diciamo, ha preso quest'ottica del digital skills e non, come dire, sarebbe interessante una discussione così più politico-culturale su dove porterebbe seguire solo quella strada. Stiamo lavorando perché ci sia Informatics Education e cercando di far capire alle persone che questi due livelli sono due livelli estremamente differenti. E qui, diciamo, questa è la slide che uso, che ho copiato, adattato da Simon Payton-Jones, che è il coordinatore il presidente dell'Istituto l'Istituto per l'insegnamento dell'informatica ai docenti, che il governo inglese ha appunto finanziato 2 anni fa, dopo aver sbattuto contro il muro dell'insegnamento dell'informatica che non decollava, per formare gli insegnanti. Insomma, è un ricercatore famosissimo, quelli di voi che lavorano nell'area della semantica lo conoscono certamente. Persona molto brillante, e questa è la slide che usa per far capire che in questo momento noi ci stiamo molto concentrando sul livello alto, le applicazioni, perché quello è ciò che vediamo, okay? Ma rimanere soltanto su quello e non guardare quello che c'è sotto non va bene. Diciamo, una metafora che mi è venuta in mente stamattina, su cui, diciamo, adesso scriverò un articolo, è la metafora dell'iceberg, no? Cioè, noi vediamo la punta dell'iceberg, che sono le applicazioni, e navighiamo per governare la trasformazione digitale attorno a queste applicazioni. Ecco, il rischio è che sotto questo iceberg fatto di una base scientifica e tecnologica rischi di mandarci a picco. E se non ce ne accorgiamo per tempo, come, diciamo, ci ha insegnato il Titanic e molti altri casi, sarà troppo tardi. Il nostro laboratorio vuole cambiare la rotta del Titanic prima. Grazie. Grazie mille al professor Nardelli, un tema peraltro estremamente interessante, se si conta che recenti studi dimostrano come i giovani interpretino come internet soltanto i social network, quindi questo qua è proprio la punta della punta di un iceberg gigantesco, dove speriamo naturalmente che l'istruzione riesca a portare l'informatica ad un livello di comprensione più ampio e anche più diffuso. Adesso prende la parola il professor Mario Bocchicchio, vice direttore del laboratorio Digital Health, invece il direttore Corrado Priami. Buongiorno a tutti, grazie. Buongiorno Mario. Mi sentite? Sì. Il tempo di condividere lo schermo e ci sono. Eccolo qui.
Adesso dovreste essere in grado anche di vedere la presentazione. Eccola, grazie Mario. Bene, allora procedo con questa. Il laboratorio di Digital Health è il risultato della trasformazione del preesistente working group. Nella prima metà del 2021 siamo diventati laboratorio e quindi abbiamo avviato le attività. Esiste un documento di vision and mission che è stato condiviso dal direttore e che è a disposizione di tutti quanti dovessero avere interesse a questo tema, ma in buona sostanza siamo consapevoli come laboratorio, come nodi del laboratorio e come direzione, siamo consapevoli dell'importanza che in un momento come questo ha la diffusione di cultura, qui mi riallaccio all'intervento precedente, la diffusione di una cultura non effimera in relazione alla salute e in particolare ai temi della salute digitale. E abbiamo tutti gli strumenti, potenzialmente abbiamo tutti gli strumenti per fornire un contributo importante. Ieri si parlava di sistema paese, fornire un contributo importante sulla salute del sistema paese. La direzione ha individuato 6 aree. Chiedo a tutti cortesemente di spegnere i microfoni mentre il professor Bocchicchio parla. Professor Bocchicchio deve aprire il microfono. Adesso mi sentite? Perfetto, grazie. Ma avete sentito la parte precedente? L'ultima slide, no. Ok, quindi stavo dicendo che evidentemente quando sono stati mutati tutti, sono stato mutato anche io. Stavo dicendo che come direzione abbiamo individuato 6 aree di intervento, che sono quelle elencate, che non ripeto. Non mi soffermo molto su questa parte perché esiste un documento molto dettagliato di strategia e di vision con un piano operativo che è stato già condiviso con i nodi e che è a disposizione di tutti quanti dovessero essere interessati. È stata anche definita la governance del laboratorio con una strategy board e un management board, che sono quelli che vedete evidenziati. E qui purtroppo è intervenuto un po' un problema sul quale mi soffermerò più avanti. Purtroppo ragioni di natura personale hanno portato il direttore Priami a sospendere per un periodo, quindi almeno fino a dicembre, le sue attività, per cui siamo in attesa di convocare la strategy board e di convocare il management board. È stato convocato soltanto una volta. In questo momento abbiamo in attesa dell'assemblea generale dei nodi, abbiamo ancora una configurazione parziale dei nodi. Chiedo ai colleghi di non prendere questa lista come definitiva perché esistono ancora tante cose che vanno chiarite. Io qui ho semplicemente messo insieme tutte le richieste che ci sono pervenute, probabilmente me ne è saltata qualcuna. Questi sono al momento i 39 nodi, di cui 37 interni alle università e 2 di soggetti con i quali il CINI collabora, sono il CNR in tutti e 2 i casi. Gli ultimi 2 che potete vedere riguardano appunto nodi del CNR che hanno espresso un forte interesse a partecipare alle attività del laboratorio di Digital Health perché già operano in questo settore. Ho raggruppato le attività che abbiamo svolto in questi anni per tema perché mi è parsa una sistemazione più organica e comprensibile. Noi in questi anni ci siamo occupati di medicina e ambiente,
abbiamo terminato, siamo in fase di rendicontazione finale di un progetto svolto con la Regione Puglia sulla rilevazione dell'inquinamento atmosferico mediante tecniche di crowd sensing. Abbiamo una collaborazione, questo ci ha consentito di avviare una collaborazione stabile a livello nazionale con la Società Italiana di Medicina Ambientale, con la quale abbiamo sviluppato un prototipo di osservatorio sull'inquinamento dell'aria e la salute, e siamo in cerca di un finanziamento per questo. Ci sono dei privati che hanno espresso interesse, adesso vedremo se riusciamo a finalizzarlo. Esiste anche una collaborazione di grande spessore con proiezioni internazionali con la European Research Infrastructure sulla biodiversity. In Italia questa è rappresentata da LifeWatch Italia, e il laboratorio ha portato il CINI tra i membri fondatori di LifeWatch Italia, per cui siamo all'interno dell'infrastruttura europea di ricerca che si occupa di biodiversità e fra i suoi temi si occupa anche di salute e biodiversità. Quindi su questo fronte mi aspetto degli sviluppi interessanti. Proprio il 1° dicembre, se non ricordo male, c'è la prossima assemblea generale alla quale parteciperemo. In secondo luogo, un altro filone molto interessante che si sta sviluppando molto bene è quello della Global Health One Health. Questa era nata come attività interna al laboratorio CINI, senza nessun finanziamento esterno e senza contatti esterni. Poi abbiamo trovato nell'ufficio quinto del Ministero della Salute un interlocutore estremamente interessato che adesso è entrato a far parte del working group e con il quale siamo in trattative, perché loro partecipano a un tavolo estremamente interessante che si chiama GHSA e che vede la partecipazione di 40 governi, istituzioni non governative, la Banca Mondiale ed altri soggetti, la World Health Organization naturalmente, e loro sono molto interessati all'approccio di analisi dei processi che stiamo sviluppando, e quindi siamo in fase di definizione. C'è un gruppo operativo che sta portando avanti un'analisi sulle leggi e sulle procedure adottate in ambito internazionale, e il Ministero ci ha detto che se i risultati dovessero essere interessanti è estremamente probabile che siano fatti propri dal Ministero e portati a livello GHSA dall'ufficio quinto. Ancora l'autismo è un tema che abbiamo affrontato qualche anno fa in occasione di un bando di pre-commercial procurement dell'AGID. È un bando del 2017. Recentemente l'AGID ci ha, bontà sua, fatto sapere che il progetto che era stato già approvato e era stato già ammesso a finanziamento era rimasto latente per 3 anni. Adesso abbiamo saputo che nell'arco di 3 mesi dovrebbe muoversi qualcosa, e quindi riprenderemo questa collaborazione che vede partner privati, partner di ricerca, Capgemini come partner privato e altri partner di ricerca all'interno, e quindi stiamo per avviare questo progetto che si chiama Un ponte per l'isola di noi. Abbiamo offerto servizi a 4 università che ci hanno richiesto connessioni per mettere in piedi i loro PRIN, Pisa, Messina, Udine e Milano. Credo che in tutti e 4 i casi i progetti siano collocati molto bene, anche se non finanziati, ma speriamo in sviluppi futuri. E poi un altro tema estremamente promettente è quello dell'active aging and ambient assisted living, perché in questi anni si è sviluppata attorno a una serie di proposte progettuali di livello europeo molto interessanti. Si è sviluppato un rapporto stretto con 2 partner italiani. Uno è il cluster tecnologico nazionale per l'active aging e l'ambient assisted living, il cluster SMILE, e l'altro è il consorzio Innoval, un consorzio di aziende private e soggetti pubblici, CNR e CINI. Siamo entrati come partner all'interno di questo consorzio che si occupa proprio di tecnologie per l'ambient assisted living e per l'active aging. Ovviamente noi ce ne occupiamo soprattutto dal punto di vista della telemedicina, della teleriabilitazione, che sono i temi di cui vi ho parlato prima. Questo ci proietta in prospettiva internazionale, perché in partenariato con i soggetti di cui vi ho parlato stiamo partecipando alla scrittura come partner del European Digital Innovation Hub Dante, che è stato ammesso alla 2ª fase, quindi adesso è in corso di scrittura e di finalizzazione il progetto che sarà presentato alla Commissione Europea. E inoltre sul tema active aging
esiste una proiezione importante in ambito PNRR, perché sapete che la missione 5 e la missione 6, soprattutto la missione 5 relativa all'inclusione, sono estremamente focalizzate su questi temi, e l'avere una partnership stretta, direi che siamo il primo partner del cluster tecnologico nazionale, ci mette in condizione di svolgere un ruolo, speriamo, significativo in questo contesto. Inoltre, come CINI siamo stati incaricati di provvedere all'organizzazione del convegno nazionale che si tiene ogni anno fuori TAL, proprio sull'ambito assisted living. Questo si organizzerà a Bari nel periodo di aprile-maggio. Prossimamente ci sarà una call rivolta a tutti i nodi per una partecipazione attiva e concreta a questa iniziativa. Altre due iniziative che ci hanno visto collaborare con gli altri nodi e gli altri laboratori CINI sono sul tema Covid-19, la collaborazione con la Task Force Covid-19 del CINI, che ha fatto un po', ha raccolto un po', ha creato un rapporto sulle attività dei gruppi CINI sul tema Covid-19. Li abbiamo collaborato attivamente alla raccolta dei dati e alla redazione del primo rapporto, e poi la collaborazione con il laboratorio di cyber security, dove abbiamo partecipato alla stesura di un white paper su privacy preservation e security enforcement nelle app di contact tracing, che ha portato a delle pubblicazioni di livello nazionale a diffondere un po' di questi concetti. Infine, io ringrazio i direttori che hanno già parlato ieri. Ci sono stati contatti molto interessanti con gli altri laboratori, con il laboratorio di Cyber Security, condividiamo un gruppo di lavoro su security and privacy, con informatica e società abbiamo avviato delle discussioni sulla digital ethic in ambito health, con il laboratorio di InfoLife si è avviato un colloquio serrato che riguarda il PNRR, lo Human Technopole, la partecipazione congiunta a progetti europei, con il laboratorio di Smart Cities, insomma un ringraziamento ad Antonio perché ci ospitano, ci chiedono di coordinare la sessione di Smart Health del loro evento nazionale iCities. Con il laboratorio di Big Data sono stati scritti a più mani diversi progetti, diverse proposte progettuali Horizon 2020, e ieri sentivo anche dal laboratorio di Artificial Intelligence e altri laboratori che esiste interesse, per il quale ovviamente esprimo tutta la mia disponibilità. Concludo con conferenze internazionali. Quest'anno c'è stato un primo contatto, un primo assaggio con due conferenze importanti, ICDH del cluster di conferenze di services, IEEE on services, e di questo ringrazio il presidente Ernesto Damiani, e l'anno prossimo si terrà in Europa, starà al laboratorio dimostrare una capacità di partecipazione e di presenza significativa, così come pure ringrazio Giancarlo Fortino per averci invitato a partecipare non singolarmente ma come laboratorio a CASE, a una delle conferenze del cluster di CASE, che è un workshop IoT for Digital Health, che mette insieme Artificial Intelligence and Internet of Things per la Digital Health. Anche qui c'è stato quest'anno un primo assaggio, un primo contatto, starà a noi dimostrare di essere capaci di partecipare in maniera sistemica alla edizione che il prossimo anno si terrà in Europa. Abbiamo avviato ottime collaborazioni con ITIM e SIBIM, due società molto attive che da anni operano in questo settore, collaborazione e partecipazione di eventi nazionali, abbiamo avviato le attività di realizzazione di un osservatorio sulle tecnologie per la telemedicina e la teleriabilitazione, che nasce sotto gli auspici dell'Istituto Superiore di Sanità e di altre istituzioni su tutto il territorio nazionale. Ecco, qui vorrei concludere con un'osservazione. Io non posso non rispondere a molti colleghi che mi chiedono quando ci sarà l'Assemblea Generale dei Nodi del Lab, quando cominceremo ad essere pienamente operativi. Avrete notato che nella relazione che ho tenuto, ecco, c'era una proiezione forse più sbilanciata verso il passato che verso il futuro. Questo è un resoconto di attività che sono iniziate. Ecco, qui io esprimo un mio parere personale. Il laboratorio ha bisogno con urgenza di una direzione pienamente operativa. Questo è un momento importante, il PNRR e tante altre situazioni richiedono una direzione pienamente operativa.
Adesso io non posso che auspicare che si risolvano presto le questioni che hanno portato il collega Priami a parzializzare la sua disponibilità. Io come vice direttore, come condirettore, ho un mandato di reggenza, diciamo così, fino a dicembre, e con questa prospettiva non mi è parso opportuno avviare un'assemblea dei nodi del lab. Un'assemblea richiede un direttore pienamente operativo. Io auspico che quanto prima questa situazione si risolva, in modo che il laboratorio possa essere pienamente operativo e che tutti gli altri colleghi e tutti i nodi nazionali che scalpitano per poter svolgere le loro attività possano offrire il loro contributo, in modo che non sia soltanto la prosecuzione di cose già avviate, ma che ci sia una reale partecipazione nazionale su questi temi. Vi ringrazio e lascio la parola al moderatore. Ministro, ma prima di restituire la parola al moderatore volevo semplicemente aggiungere una cosa. Ovviamente le considerazioni che hai fatto sono note agli organi e pertanto la preoccupazione che hai espresso relativamente all'efficacia dell'azione del laboratorio e della necessità del chiarimento sull'azione di guida sono all'attenzione degli organi. E questo volevo soltanto rassicurare, non tanto te che lo sai, ma anche chi ci sta ascoltando, che il laboratorio Digital Health ha partito un po' con il freno a mano tirato, senza nessun tipo non è colpa di nessuno, però è una serie di eventi che purtroppo non hanno consentito al laboratorio di partire con il programma che aveva tracciato. E Mario, noi apprezziamo tutti il compito di vicario che tu hai svolto in tutto questo periodo, e vediamo di nel più breve tempo possibile, anche viste le scadenze del PNRR, le scadenze che hanno messo Digital Health al centro delle preoccupazioni di una parte rilevante dello sforzo di modernizzazione del paese, gli organi hanno ben chiara la situazione e stanno operando per risolverla. Grazie. Grazie mille. Grazie mille al professor Mario Bocchicchio per il laboratorio Digital Health. Prende la parola il professor Enrico Nardelli, no, chiedo scusa, Marco Aldinucci per il laboratorio HPC. Professor, sentite? La sentiamo ma non la vediamo, professore. Un attimo, ho qualche problemino con Teams che cerco di risolvere in un secondo. Teams lo fa. Allora. Intanto buongiorno, scusate, non sono riuscito a essere a Roma con voi, avrei voluto, ma non sono giorni complicati. E allora vediamo se riesco a selezionare la presentazione. Sì, è questa. Allora, buongiorno, io sono Marco Aldinucci. Posso iniziare? Sì. Sì, grazie. Sì. Allora, io sono Marco Aldinucci e rappresento il laboratorio che si chiama HPC Key Technologies and Tools, sono il direttore. È un laboratorio che ha iniziato i lavori quest'anno a marzo. Viene dall'esperienza, come in molti altri laboratori. Si vedono le slide, vero? Sì, spero. Sì, si vedono. Sì. Viene da un percorso in cui il laboratorio nasce da un working group che era attivo già dal settembre 2019. Nel settembre 2019 abbiamo fatto la prima assemblea del working group a Bologna, plenaria, insomma costitutiva. Poi è arrivato il Covid e non ci siamo più incontrati. Include 27 università, 8 istituti del CNR, in alcune università partecipano con più dipartimenti, e ha la missione semplice di promuovere gli informatici a avere un ruolo di prima classe nella strategia nazionale dell'high performance computing. Allora, questa sembrerebbe una banalità, ma chi conosce l'area sa che non lo è per niente, perché
l'area ha fortissime competenze da riceve fortissime competenze e contributi da altre aree e che quindi insomma negli anni hanno anche preso il loro giusto spazio perché effettivamente hanno dato tanti contributi. Nonostante siamo giovanissimi, siamo riusciti nel primo anno di attività a guadagnarci in nome Cini 6 progetti di ricerca di grandi dimensioni finanziati dal programma EuroHPC Joint Undertaking che sta sotto Digital Europe è sostanzialmente il Joint Undertaking che si occupa di finanziare, insomma colleziona tutti i finanziamenti del programma europeo in ambito HPC, quindi è il nostro luogo naturale dove guardare. Il laboratorio nasce con una precisa visione che è quella che struttura l'area in tre pillar, in tre pilastri, che sono le infrastrutture, le tecnologie e i tool. Uno potrebbe aggiungere i metodi, la teoria, insomma tutto quello che è diciamo, computer science e engineering e poi le applicazioni che nella nostra area sono spesso non computer science, non fatte da computer scientist, magari sono ricercatori di fisica o di chimica o di scienze della terra o quello che volete. Noi nasciamo per essere puramente informatici, INF e INF, con l'idea di collaborare con gli altri, non quindi un'idea di contrapposizione, ma di collaborazione. E il comitato di gestione è ampio, lavora bene, questo, ci sono rappresentanti da diversi atenei, alcuni hanno più dipartimenti, alcuni solo uno, non sto a... sulla pagina web, insomma, chi è interessato. La governance del centro procede per deleghe funzionali e quindi non tanto per sottoaree, ma per cosa dobbiamo fare. Via via che ci serve un nuovo delegato perché dobbiamo dividerci il lavoro, chiediamo a chi ha voglia di impegnarsi. Per ora ne abbiamo un certo numero, il buon Alessandro Cilardo che ci aiuta tantissimo nella gestione del comitato, perché si occupa delle minute, si occupa delle action list, si occupa di molte cose, Saponara e Fornaciari si occupano dei progetti finanziati, Daniele Lutte Ferretti del Training Education, Velle Bartolini della Dissemination Exploitation, e stiamo per far partire una nuova azione che riguarda l'inclusività, perché diciamo, il laboratorio è partito, secondo me, in maniera diciamo, un po' a razzo, però in questa partenza diciamo non tutti i 35 attori sono stati immediatamente coinvolti, abbiamo l'assoluta necessità di allargare il giro e per questo faremo un'azione specifica. Su come ci siamo costituiti, ma allora questa è la prima slide che ho scritto pensando al laboratorio, pensando di candidarmi. Questa è la slide con cui mi sono candidato a direttore. E la prima cosa è riflettere sul ruolo del Cini. Allora, il Cini, secondo noi, secondo me, non deve pretendere e non può pretendere di avere un ruolo esclusivo. Noi dobbiamo ammettere un ruolo di avere un ruolo di aggregazione e anche di formazione della massa critica e anche della formazione di nuove competenze senza negare la capacità dei gruppi o delle università che ce la fanno perché hanno braccia forti di andare da soli in alcune azioni. Se non ci convinciamo di questo falliamo perché entriamo in una competizione naturale con i nostri stessi stakeholder che poi sono i gruppi forti delle università che partecipano al laboratorio Cini. Tuttavia il laboratorio ha anche una missione di inclusività, quindi diciamo detto che qualcuno va più veloce degli altri e chi va più veloce si dà il compito anche di accelerare gli altri, questo è il nostro ruolo. Sostanzialmente noi quello che vogliamo fare è costituire un gruppo che sia la controparte scientifica di Cineca e delle altre reti infrastrutturali in Italia. Questa è la nostra missione, affiancare Cineca, Enea,
e tutti gli altri che fanno infrastrutture e che fanno applicazioni con una ossatura importante di computer scientist. Questo è quello che vogliamo fare e stiamo facendo. Sulle riflessioni filosofiche devo dire, io ho assistito, ammirato ieri al talk di Roberto Baldoni, che ha già detto tutto quello che volevo dire io, anzi l'ha anche pensato prima che lo pensassi io, insomma, però ecco, posso solo dire che sono d'accordo con lui. Insomma, EuroKPC è un programma per la sovranità digitale e noi dobbiamo assolutamente mantenere la capacità di progettare i sistemi del futuro. Dobbiamo evitare di trasformarci in selezionatori dei nostri migliori talenti da spedire oltreoceano, cosa che io, diciamo, ho fatto nella in tutta la mia vita fino adesso. Spero di smettere, non sarà possibile smettere totalmente, ma diciamo almeno in parte, come ha detto ieri Baldoni, dobbiamo cercare per forza di avere una reciprocità con le istituzioni estere. Questo significa, secondo me, acquisire un ruolo di leadership nelle azioni flagship a livello europeo. Noi dobbiamo essere visibili, dobbiamo essere credibili e dobbiamo attirare persone da fuori, dobbiamo convincere i nostri ragazzi che siamo bravi. Che è vero, perché abbiamo tantissime competenze, abbiamo una forza incredibile, ma siamo molto dispersi in tanti piccoli gruppi un po' su tutto lo stivale. Cerchiamo di evitare che gli altri facciano cherry picking dei nostri studenti, ma soprattutto di noi, perché spesso noi partecipiamo alle grandi azioni flagship come appendice di qualcun altro. Abbiamo l'ambizione invece di farlo in prima persona. Scritto, l'innovazione richiede una filiera, ricerca, trasferimento tecnologico e industrializzazione, e è quello che è il nostro metodo. Abbiamo agganciato nel primo anno sei... Un minuto, professore. Come? Un minuto, per favore. Un minuto, va bene. Sei progetti finanziati, il valore è total cost è quasi 100 milioni di euro, quindi ovviamente Cini riceve una frazione di questi soldi. Siamo l'unico partner che ha partecipato ai due pilot, erano solo due, a tutte e due i pilot to Exascale nel programma EuroKPC. Stiamo osservando delle nuove call, parteciperemo a due European Digital Innovation Hub, a due proposte. Abbiamo acquisito come partner, partecipiamo al primo master HPC a livello europeo. Abbiamo fatto, sto andando veloce perché un minuto, ci siamo incontrati, abbiamo fatto un'assemblea dei nodi virtuali, abbiamo deciso che ci incontreremo a Torino nella prossima primavera e stiamo cercando di collegarci a ACM Computing Frontier, che è una conferenza, in maniera che è ogni anno in Italia, anche se internazionale, in maniera da avere un appuntamento annuale. Le slide dell'assemblea plenaria sono disponibili a questo link. Troverete anche una mappatura delle competenze e anche una clusterizzazione delle competenze, che è un lavoro che abbiamo fatto internamente. Abbiamo già fatto un accordo quadro con Cineca lo scorso durante il Covid, questo era specifico per il Covid, e abbiamo scritto anche un white paper che è stato pubblicato proprio a ACM Computing Frontier. Abbiamo avviato una rubrica generalista su agenda digitale, in cui abbiamo già scritto un po' di cose, però insomma continuiamo. Abbiamo altri tre articoli in uscita che vengono, diciamo, appaltati internamente al laboratorio e poi pubblicati. Abbiamo un dialogo aperto con altri laboratori. Ultima, ma non per ultima, parteciperemo al Centro Nazionale HPC. Ho messo popcorn non tanto perché bisogna festeggiare, neanche perché, diciamo, voglio richiamare una qualche battuta di origine politica, ma perché diciamo, in questo momento i centri nazionali
sono sotto effetto popcorn, cambiano forma improvvisamente e rapidamente, quindi bisogna stare molto attenti e molto sul pezzo. In questo momento quello che abbiamo percepito è che ci saranno 8 spot tematici organizzati per aree, una si chiamerà Future HPC e riguarderà la parte tecnologica, informatica, ingegneria informatica, ce ne sarà una di Quantum, Space, Material, Omics, Urban, Natural Disaster, Climate, questi sono quelli che ci aspettiamo. Cini non sarà un centro di costo, non esperrà personale, solo le università e gli enti saranno centri di costo e ogni università potrà partecipare a 1 o 2 SPOC tematici. Il nostro laboratorio in questo momento è candidato per essere co-leader dello SPOC Future HPC insieme a Cineca. Dico candidato perché ancora questa non è una decisione fatta e non si può dire ad oggi niente di più. Come ho detto, dobbiamo solo aspettare che i popcorn siano pronti e poi mangiarli. Questo è. Spero di aver fatto in tempo. Grazie mille, professore. Mi scuso se ogni tanto devo purtroppo richiedere. No, mi scuso io di aver fatto un po' tardi, ma non mi ero reso conto di avere così poco tempo, ho perso un po' di tempo. No, ma ci mancherebbe, più che altro poi ci sarà anche il consiglio direttivo e se dovessimo farlo tardare più di tempi ragionevoli, credo che essendo fisicamente qua potrebbero percuotermi, quindi diciamo che pago solo io per i ritardi di tutti. Comunque ringrazio nuovamente il professor Marco Aldinucci per il laboratorio HPC. Cedo la parola alla professoressa Viola Schiaffonati per il laboratorio informatica e società. Benvenuta professoressa. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì. Bene, grazie. Allora condivido le mie slide, spero che si vedano. Vedete tutti bene? Sì, grazie professore. Perfetto, grazie. Buongiorno a tutti, mi spiace molto non essere presente a Roma quest'oggi e anche ieri, più che altro per impegni, diciamo, didattici. Sono direttore del laboratorio Informatica e Società dall'inizio di dicembre del 2019, un laboratorio che è nato nel 2017 su impulso di Juan Carlos De Martin del Politecnico di Torino e Paolo Prinetto, allora presidente del CINI. Allora, il nostro laboratorio è un po' particolare rispetto agli altri laboratori, nel senso che sia per la missione sia per diciamo la sua composizione è trasversale rispetto alle competenze, rispetto anche alla missione, rispetto appunto alle competenze più tecniche degli altri laboratori. E tra la nostra, diciamo, missione, tra gli aspetti rilevanti della nostra missione, c'è proprio il fatto di interagire con gli altri laboratori per sostenere lo sviluppo dei profili etici, giuridici, epistemologici, economici, sociologici e via dicendo, su cui gli altri laboratori lavorano. Perché nel nostro laboratorio appunto ci sono tutte queste competenze trasversali. Ma più in generale, a parte il discorso dello sviluppo delle ricerche autonome sulle questioni relative agli aspetti sociali, il nostro laboratorio ha lo scopo di favorire un certo dibattito critico rispetto allo sviluppo della cultura digitale intesa in senso largo. Quindi l'idea è di costruire una forte comunità scientifica di riferimento proprio sui temi alla convergenza fra informatica e società. Non è semplice perché i temi alla convergenza fra informatica e società sono moltissimi. È plausibile anche dire che saranno sempre di più nei prossimi anni. E è plausibile anche dire che, come tutti credo sappiate, l'interdisciplinarietà da tutti, come dire, sostenuta parole, nei fatti poi è difficile. È difficile sia per quanto riguarda le competenze, sia per quanto riguarda poi, come dire, la messa a terra di queste competenze. In più, nel caso del nostro laboratorio, diciamo, se da un lato ci rivolgiamo, come dire, al mondo accademico, come nostro partner e interlocutore tradizionale, trattando di temi informatica e società, sostanzialmente dobbiamo anche interfacciarci con i governi nazionali e regionali e questo non è affatto semplice.
Da quando, diciamo, ho preso in mano come direttore questo laboratorio, sicuramente un passo importante è stato l'allargamento della governance. Qui vedete i nomi delle persone che fanno parte del comitato di gestione e mi fa piacere dire che nel comitato di gestione, appunto, del comitato di gestione fanno parte persone non tradizionalmente, diciamo, solo dell'ambito informatico, ingegneria informatico e di ingegneria informatica, ma anche nell'ambito, appunto, filosofico, etico, giuridico, sociologico. Io stessa, appunto, pur essendo in un'università tecnica, in un dipartimento di ingegneria dell'informazione, appartengo a un settore scientifico disciplinare di tipo umanistico. Abbiamo allargato il laboratorio a 19 nodi, non sono molti, l'idea è di allargare ulteriormente ad altri nodi, ma diciamo come tipo di politica di allargamento ai nodi, la nostra attenzione è sempre stata appunto nel coinvolgere effettivamente nodi che volessero partecipare, fossero interessati e avessero appunto qualcosa da dire. Dico, diciamo, solo due cose perché qua stiamo, come dire, un po' passando dai nostri vecchi obiettivi ad un allargamento verso nuovi obiettivi e stiamo vivendo un momento in cui sostanzialmente tutto il dibattito sull'impatto sociale delle tecnologie digitali è quanto più aperto, quanto mai aperto e diciamo nell'agenda in diversi contesti. Quello che ci sembra estremamente importante è che questa riflessione ormai, credo sia chiaro a tutti, non può essere fatta solo a posteriori. Prima sviluppiamo, come dire, le tecnologie e poi ci chiediamo come possano essere governate. Governate inteso in senso lato. Questa riflessione deve essere fatta fin dall'inizio della progettazione appunto delle tecnologie stesse. Quindi c'è bisogno di una consapevolezza anche appunto all'interno delle tradizionali discipline informatica e di ingegneria informatica e c'è bisogno anche di una consapevolezza diversa da parte dei decisori politici che appunto non possono più solo intervenire, come dire, a posteriori per regolare, ma devono partecipare come stakeholder del processo di progettazione. Per noi un aspetto molto importante, questo è qualcosa che ci accingiamo a fare, quindi fa parte di il nostro programma per i prossimi anni, è in qualche modo a livello italiano includere o cercare di includere, diciamo, sempre più possibile, in maniera sempre più ampia possibile, il fatto che i temi di etica, di impatto sociale delle tecnologie diventino a tutti gli effetti parte integranti delle discipline informatiche. Credo che appunto molti di voi sappiano che a livello italiano, diciamo, sono molti gli atenei che hanno introdotto nei programmi di informatica e di ingegneria informatica insegnamenti rivolti a questi temi, ma questo viene fatto ancora, come dire, a macchia di leopardo sulla base di iniziative, diciamo, dei singoli atenei e non in maniera sistematica. Quindi questo è un aspetto molto importante. Così come è molto importante l'attività di disseminazione e divulgazione, che attenzione, non deve essere, come dire, un qualcosa, un abbellimento delle attività. Per noi è una parte integrante perché in questo momento sui temi che hanno questo impatto così forte sulle nostre società, diciamo, dobbiamo superare quelle polarizzazioni per cui o da un lato c'è paura e, come dire, critica rispetto all'introduzione delle tecnologie informatiche intese in senso lato, oppure c'è assolutamente una visione, come dire, acritica invece delle problematiche. Dobbiamo porci come interlocutori, come dire, seri che sollevano questi dibattiti e però sono anche in grado di dare delle risposte all'interno del contesto, diciamo, del dibattito pubblico. Mi fa piacere dire che inizierà, abbiamo avuto un piccolo finanziamento partecipando con altri atenei, con alcuni atenei da parte della Fondazione Cariplo. La Fondazione Cariplo si occupa appunto proprio di progetti che hanno questo forte impatto sociale. Abbiamo dovuto purtroppo rimandare l'inizio di questo progetto perché è un progetto che, come vedete dal titolo, coinvolge le scuole in maniera così molto, molto forte e diciamo alcuni dei ricercatori devono recarsi nelle scuole, quindi data la pandemia, diciamo,
non è stato possibile. Siamo in contatto con altri laboratori cini, idealmente ci piacerebbe appunto fare nuove proposte di progetto con altri laboratori, visto che nella nostra missione c'è proprio la collaborazione con i laboratori. Siamo anche qui in ritardo su questo accordo quadro con la Camera dei Deputati in merito a un progetto di digitalizzazione del procedimento legislativo, anche qui in ritardo per questioni sia politiche sia di pandemia, ma diciamo le cose dovrebbero ripartire all'inizio del gennaio 2022. Qui vedete alcune delle cose, non le sto diciamo ad elencare, cito solo l'ultima perché mi fa piacere. Ha a che fare anche con Enrico Nardelli del Laboratorio Informatica e Scuole, con il motivo per cui Enrico Nardelli ha chiesto sostanzialmente oggi un cambio, ed è l'adesione del nostro laboratorio all'iniziativa del Privacy Pride, per cui Enrico oggi, essendo fisicamente a Roma, sarà ricevuto in via informale dal garante della privacy proprio adesso alle 11.30 insieme ad alcuni dei rappresentanti del Privacy Pride. Questa è, diciamo, è nato tutto abbastanza velocemente, ma insomma è anche un tipo di attività appunto di collegamento con i decisori politici che il nostro laboratorio sta cercando di fare, ponendosi appunto come interlocutore, come dire, esperto e informato su questi temi. Quindi ringrazio molto Enrico Nardelli che, diciamo, invece mia si è reso disponibile oggi per questa attività. Abbiamo organizzato insieme appunto con l'area della ricerca di Pisa del CNR tutta una serie di webinar per adesso, e quindi su vari temi di interesse appunto sul tema di informatica e società. Abbiamo anche nel 2020-2021 organizzato tutta una serie di iniziative. Anche noi, per motivi diciamo un po' di pandemia, abbiamo rimandato la riunione fisica in presenza del laboratorio annuale per il 2021 e contiamo di farla appunto fisica in presenza nel maggio del 2022. Così da incontrarci. Ne abbiamo avuta una in parziale presenza nell'ottobre del 2020. Ho terminato e sono disponibile eventualmente per domande. Grazie. Grazie mille, professoressa. Viola Schiaffonati per il Laboratorio di Informatica e Società. Non so se qualcuno volesse fare comunque delle domande a lei o ai direttori che hanno parlato prima. Naturalmente, se mi fate un cenno, possiamo anche fare un ultimo giro prima della conclusione dell'evento, vedendo se c'è l'intervento di qualcuno. Allora, do la parola al professor Simon Pietro Romano per il Laboratorio ITEM. Benvenuto, professore. Grazie mille. Vediamo anche le slide, grazie. Perfetto, allora buongiorno a tutti. Scusate per la mia assenza, avrei con piacere partecipato in presenza, purtroppo sono bloccato da un piccolo problemino con il Covid, fortunatamente in fase diciamo di risoluzione, per cui intervengo da casa. Ho seguito anche ieri con molto interesse, ringrazio Angela e tutti gli organizzatori per questa serie di eventi, secondo me ce n'era veramente bisogno perché siamo riusciti a condividere un po' di esperienze e di informazioni ed è importante fare circolare queste informazioni anche all'interno diciamo, della nostra comunità. Io personalmente oggi rappresento il laboratorio Cini ITEM. ITEM sta per Informatica e Telematica Multimediale, un laboratorio intitolato al caro compianto professor Carlo Savì, che è stato uno dei promotori di questa iniziativa. Si tratta di un laboratorio che ha una sede fisica nell'Università Federico II di Napoli, nel complesso universitario di Monte Sant'Angelo. L'istituzione risale a 20 anni fa, nel 2006 siamo nella sede dell'università e raccogliendo un po' di informazioni, anche grazie all'aiuto di Stefania Brizzi che si occupa della parte amministrativa per noi, qua ho messo un po' di dati sui finanziamenti che siamo riusciti a ottenere, diciamo che ce la siamo cavata abbastanza, negli anni abbiamo partecipato a iniziative di vario tipo,
che vanno dai progetti europei a progetti finanziati in ambito PON, progetti regionali. Poi vi farò una brevissima, anche un brevissimo excursus invece sulle nostre esperienze abbastanza recenti con l'Agenzia Spaziale Europea e poi ovviamente contatti e contratti con altre organizzazioni e con aziende per attività, diciamo, di consulenza e di trasferimento. Vi farò una brevissima panoramica di quelle che sono le attività tipicamente condotte nell'ambito di questo laboratorio. Abbiamo una serie di anime, quindi questo non è un laboratorio verticale, diciamo che abbraccia abbastanza a 360 gradi tutto il dominio, se volete, della ricerca nel settore dell'ICT. E qua vi ho messo un po' di esperienze che sono quelle di maggior rilievo. C'è un gruppo abbastanza solido e consolidato che si occupa di, diciamo, safety, security, dependability, quindi affidabilità in senso lato, anche con un occhio alla parte che è di ingegneria del software. Il gruppo qua vi ho messo in riferimento è un gruppo che ha il suo nucleo nella Università Federico II, l'acronimo è DESER, è un gruppo che diciamo coinvolge vari ricercatori, conoscerete senz'altro Stefano Russo, Domenico Cotroneo, Marcello Cinque, Roberto Natella, insomma è uno dei gruppi storici del nostro laboratorio che si occupa di dependability, ma anche di assessment di sicurezza del software, e ultimamente si è anche affacciato nel campo della cosiddetta offensive security con la realizzazione di scenari di generazione automatica di diciamo situazioni di attacco. Oltre a questo, in particolare con il lavoro condotto da Marcello Cinque, che è un collega della Federico II, che è abbastanza, diciamo, esperto nel settore della virtualizzazione dei sistemi operativi real time e sta conducendo alcune attività di interesse nell'ambito della cosiddetta, dei cosiddetti sistemi real time a criticità mista. Abbiamo poi un'anima molto consolidata che attualmente diciamo, afferisce al gruppo di ricerca che storicamente si occupava di database e che poi è confluito in un gruppo che si occupa ad ampio spettro di attività nell'ambito dell'analisi dei big data. Oggi c'è Vincenzo Moscato come leader di questo gruppo, fino a ieri c'era Antonio Picariello, la cui eredità direi abbastanza significativa e pesante è proprio quella che ho raccolto io quest'anno. Sapete tutti ovviamente purtroppo la triste storia di Picus che purtroppo è venuto meno e mi ha anche lasciato in qualche modo il testimone di gestione del laboratorio ITEM. Comunque il gruppo che si occupa di Big Data Management studia i big data con un occhio in particolare alla parte legata ai contenuti multimediali, quindi al multimedia, big data management e analytics, e è un gruppo molto attivo anche nell'ambito di progetti finanziati. Per diciamo anche dare un'ultima idea di quali sono le attività più recenti che abbiamo condotto, questa in maniera direi abbastanza organica ed orchestrata, coinvolgendo varie unità di ricerca. Ho messo una lista di progetti dei quali tra l'altro ho avuto l'onore e l'onere di essere il responsabile, che sono tutti progetti finanziati dall'Agenzia Spaziale Europea, per cui direi che come leitmotiv in questo caso abbiamo sempre la presenza di una rete di tipo ibrido, quindi satellitare terrestre, perché ovviamente come potete immaginare l'Agenzia Spaziale Europea è molto interessata a scenari nei quali sia coinvolto in qualche modo il satellite. E negli ultimi anni c'è un interesse specifico relativo all'impiego di tecnologie di tipo satellitare in maniera sicura da un lato e facilmente gestibile dall'altro, per cui anche in questo caso orchestrazione, virtualizzazione, funzioni virtuali di rete e reti 5G. Non starò qui, diciamo, a andare nel dettaglio dei singoli progetti, ma ne ho menzionati quattro che sono quelli di maggior rilievo con i riferimenti. Poi ovviamente le slide le metteremo a disposizione per chiunque fosse interessato. Secondo noi questo è un ambito molto interessante di lavoro a livello internazionale che ha delle sue specificità e che con l'Agenzia Spaziale Europea trova
diciamo anche un modo per ottenere finanziamenti interessanti. Una cosa che a noi interessa sempre rimarcare quando parliamo di ITEM è che noi non solo diciamo prendiamo finanziamenti per svolgere le nostre attività di ricerca, ma ci occupiamo anche di finanziare attività di ricerca. In particolare ci occupiamo anche di favorire in qualche modo l'osmosi, no? Quindi la fertilizzazione reciproca tra il laboratorio Cini e poi il mondo accademico più tradizionale. Noi in particolare finanziamo da convenzione che ogni 3 anni vengano finanziate 2 borse di dottorato nell'ambito del dottorato che attualmente è coordinato proprio dal professore Stefano Russo. L'acronimo di questo dottorato è ITE, che sta per Information Technology and Electrical Engineering, ed è il dottorato incentrato sul mio dipartimento, che è il dipartimento che si occupa, diciamo, in senso ampio di ingegneria dell'informazione della Federico II. Quindi il CINI finanzia delle borse, ci sono dei dottorandi che lavorano su progetti di comune interesse. E poi questa è l'ultima, diciamo, novità. Quest'anno siamo riusciti a finanziare anche un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo A, che è attualmente in corso di espletamento, e tra l'altro questo è un posto di ricercatore determinato di tipo A che è in un settore scientifico disciplinare che è affine al nostro, perché è in collaborazione con i colleghi di ingegneria dell'automazione. Quindi anche in questo caso l'ho inserito per mettere in risalto le attività comunque di contaminazione che abbiamo con altri ambiti di ricerca e altri settori disciplinari. Infine ci sono varie esperienze del CINI che hanno portato anche alla realizzazione di scenari poi pratici di trasferimento tecnologico. Mi piace citare l'iniziativa, anche in questo caso capitanata da Stefano Russo, Domenico Cotroneo e Marcello Cinque, che ha portato alla creazione di uno spin-off universitario, o meglio accademico, che si chiama Critiware, che è un'azienda oramai consolidata, direi, da 10 anni sul mercato, che ha una serie di clienti di tutto rispetto e che conduce attività nell'ambito dell'ingegneria dei sistemi critici in senso ampio. L'azienda si chiama Critiware, praticamente è nata in seno al CINI ed è stata proprio un'idea di completare quella fase poi di trasferimento tecnologico che fa parte del DNA dei ricercatori del CINI. Con questo io ho terminato, spero di essere stato sufficientemente rapido da farvi recuperare qualche minuto e ovviamente se aveste delle curiosità, delle domande, sarei felicissimo di rispondere, altrimenti vi ringrazio e continuerò a seguire con attenzione. Grazie mille. Grazie mille professor Romano. Spero grazie a voi, arrivederci. C'è un suggerimento dato che è il podio, in realtà ci sono io. Invito a parlare infine come ultimo intervento della mattinata il professor Salvatore Di Stefano per il punto sul gruppo di lavoro System and Service Quality. Benvenuto professore. Buongiorno a tutti, ho qualche problema con la telecamera, faccio ripartire Teams e mi ricollego giusto per farmi vedere, scusatemi. Va bene. Quindi probabilmente usa Linux, perché Teams si schianta spesso con Linux. Aspettando che il professore riavvii Teams, se c'è qualcuno che ha qualche domanda per i relatori che sono intervenuti prima. Io ne avrei tante, ma è perché non sono uno scienziato come voi. Ecco. Il professore è di nuovo dentro. Eccomi, vediamo se adesso abbiamo risolto il problema. Credo di sì. Adesso vediamo, professore. Perfetto. Nuovamente buongiorno a tutti. Condivido lo schermo e nel frattempo mi scuso anch'io per non essere lì in presenza, ovviamente anch'io più o meno per lo stesso motivo diciamo dei colleghi, non di Simon Pietro al quale vanno i miei migliori auguri per una pronta guarigione, ma più che altro per motivi didattici. Provo a condividere lo schermo così vi condivido anche le slide. Ecco, dovreste vederlo adesso.
anche se partiamo un po'. Ok, vedete lo schermo? Sì, vediamo le slide, grazie professore. Perfetto, proverò ad essere breve. Praticamente io vi parlerò oggi del working group on system and service quality che abbiamo creato proprio diciamo qualche mese fa, diciamo in realtà è stato approvato in giunta a fine luglio, per cui, e questo si focalizza su sul concetto di qualità di sistemi e servizi ovviamente informatici in prevalenza. Questo perché, diciamo, nella, ovviamente non sarà la mia una relazione, una relazione diciamo, nella quale andremo a riassumere le attività fatte, perché ovviamente in questi pochi mesi diciamo, non abbiamo tanto da riportare, ma più che altro proverò a spiegare brevemente su cosa ci stiamo focalizzando. Il concetto principale è il concetto di qualità. Perché abbiamo pensato ad un concetto, a creare un gruppo su queste tematiche? Perché appunto viviamo, diciamo, siamo in un mondo in cui i sistemi sono sempre più complessi, diciamo, sempre più distribuiti, di solito stratificati e così via, e dunque con comportamenti diciamo, interdipendenti, dunque difficili anche da studiare. Spesso sono anche misti, in cui appunto si parla di parti che diciamo parti componenti fisici come nelle cyber physical system, oppure componenti sociologiche in cui appunto il ruolo di prosumer è diventato tra producer e consumer è diventato prioritario, cioè nel senso dove tutti quanti l'umano, ecco, lo human in the loop diventa una parte attiva, integrante del sistema. Ma ancora abbiamo anche tante nuove problematiche da affrontare, quali per esempio, come conosciamo bene, quelli legati alla pandemia o il climate change, ma anche vecchi public safety, eccetera, eccetera, che introducono sempre più sistemi digitali al loro interno. Ed in particolare poi, diciamo, anche un altro spunto è venuto dal fatto che alcune tecnologie cominciano ad essere realmente mature, come per esempio il cloud computing, anche l'Internet of Things, ci sono soluzioni, il cloud è nato in particolare nell'ambito tecnologico, ma queste sono ormai soluzioni. Che appunto diciamo stanno vivendo una transizione da aspetti, come dire, funzionali ad aspetti non funzionali e che richiedono nuovi approcci che più che altro si focalizzano sul by design piuttosto di studiare successivamente eventuali problemi. Dunque il fulcro del nostro il concetto principale sul quale ci siamo mossi è il concetto di qualità. Concetto di qualità è un concetto, per esempio, oggigiorno, appunto, lo dicevo anche in relazione alle nuove tematiche, molto in voga. Tutti abbiamo anche una delle R del PNRR, in qualche modo riflette un concetto il nostro concetto di qualità, che è sicuramente la resilience. Scusate, ma qui vedete qui che c'è resilience sicuramente, ma anche altri aspetti di qualità che possono essere la qualità del servizio, la quality of experience, la sostenibilità è un altro aspetto molto importante, l'efficienza, sono tutti aspetti che sono fondamentali per funzionamento di un sistema, diciamo che non deve considerare soltanto appunto gli aspetti non funzionali, ma deve spiegare anche come, deve identificare e investigare come il sistema funziona. Però spesso questi aspetti assumono, diciamo, un'importanza secondaria, sia a livello di, diciamo, sotto diversi punti di vista, sia a livello più accademico e di ricerca, come grants e progetti, ma anche e non solo, anche in ambito applicativo. Spesso infatti abbiamo problemi, diciamo, soprattutto negli ultimi anni abbiamo vissuto problemi abbastanza gravi che hanno per esempio avuto effetti sulla didattica a distanza, il Google Down, poi ci sono tre episodi, ma soprattutto quello del 14 dicembre ha interrotto la DAD. Altri che hanno, viviamo diciamo continuamente, sentiamo spesso quello di Dazon,
il cashback, io, Facebook, i problemi su Facebook, i click days che ormai stanno diventando una sorta di pattern, come appunto il bonus curitale, il bonus mobilità e compagnia bella, diciamo anche le prenotazioni dei vaccini, che sono tutti dovuti ad aspetti relativi alla qualità del servizio, aspetti relativi alle prestazioni, all'affidabilità e all'efficienza, ad aspetti relativi a tutto questo. Manca anche, a nostro modo di vedere, problemi, diciamo, a livello proprio, come dire, di regolamentazione di queste qualità. Allora, ci siamo focalizzati, diciamo, e abbiamo pensato cosa fare in questo aspetto. Spesso è vero, diciamo, siamo partiti anche da una considerazione: quando avviene, questa non è una critica, ma anzi è un complimento alla comunità di cyber security, con la quale appunto ovviamente abbiamo un legame. Di solito quando si parla di un problema informatico, il problema informatico per eccellenza è di cyber security. Ma in realtà, diciamo, la qualità include la cyber security al suo interno. E spesso, diciamo, questi problemi non sono soltanto problemi di cyber security, ma sono problemi, per esempio, di efficienza, di capacity planning, di un dimensionamento sbagliato. Ma non solo, diciamo, come dicevo anche prima, il problema può riguardare diverse categorie, hardware, software, dati. Per cui è necessario mettere insieme, unire le forze, creare una comunità che possa, diciamo, far interagire con le diverse parti, per, in particolare, anche qui un concetto che è venuto fuori più volte in questi due giorni, prima appunto Viola Schiaffonati ne parlava, il concetto di cultura, ma anche ieri credo Paolo Prinetto l'avesse detto, la cultura dal nostro punto di vista della qualità. È necessario appunto lavorare a questo concetto di cultura della qualità. Pertanto, tra gli obiettivi e le attività che abbiamo, che diciamo promuoviamo all'interno del nostro working group, ci sono sicuramente attività più di ricerca applicata, per cui di technology transfer, ovviamente sulla progettazione, sui progetti, sull'interazione con soggetti industriali e commerciali e pubbliche amministrazioni, ma anche appunto anche con i regolatori, con i decisori, ecco, stiamo cercando anche di interagire, per esempio, diciamo, abbiamo un'interazione forte con Agicom che speriamo possa portare a qualche frutto di, diciamo, qualche tavolo in relazione alla regolamentazione di questa qualità dei servizi. Stiamo lavorando anche, diciamo, uno degli obiettivi è quello di, uno degli aspetti che stiamo seguendo è quello relativo al training, cioè di formare anche scuole di PhD, corsi, programmi, ma non solo, anche, diciamo, ovviamente offrire eventualmente servizi relativi alla qualità del servizio in ambito training, ma anche e soprattutto, come dicevamo inizialmente, alla disseminazione di questo concetto di qualità. Abbiamo su questo già fatto qualcosina, abbiamo pubblicato alcuni articoli e delle interviste, per esempio su Smart City e Wired, io fornirò appunto queste slide e i link che potete andare a consultare per evidenziare appunto questo tipo di problematiche e la mancanza della qualità della cultura. In conclusione, spero di essere stato abbastanza breve, stiamo appunto creando questo gruppo e abbiamo già lanciato, come molti di voi sapranno, un survey per appunto la richiesta di affiliazione in qualche modo dei diversi nodi che trovate a questo link. È ancora aperto, immagino lo resterà almeno per una decina di giorni, per cui se siete interessati, soprattutto chiedo il favore ai diversi rappresentanti di nodi di diffonderlo ai membri appunto cini dei diversi nodi. Se siete interessati potete anche contattarmi direttamente, questa è la mia mail, il mio contatto Skype, e abbiamo ovviamente la pagina web nel sito cini. Con questo ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione. Ovviamente rimango a disposizione per eventuali domande. Grazie mille al professor De Stefano per il Working Group System and Service Quality.
A questo punto era l'ultimo intervento delle attività della mattina dell'Assemblea del Collegio dei Direttori e Istruttori del CINI, segue il Consiglio Direttivo. Sì, io intanto vorrei concludere ringraziando il direttore di struttura, tutti quelli che hanno preso parte sia alle sessioni di ieri che quelle di oggi. Credo che sia stato un bel momento di scambio, mi ha fatto piacere che anche alcuni direttori lo abbiano osservato, che oltre a parlare abbiamo anche ascoltato, io ho ascoltato con interesse, credo che tutti noi abbiamo imparato qualche cosa sulle attività del CINI e abbiamo avuto delle idee grazie alle presentazioni che sono state fatte, idee per collaborazioni, idee per nuove iniziative. E quindi sicuramente proseguiremo su questa strada e vorrei ringraziare anche il nostro moderatore che ha portato un piglio nuovo e credo a me molto gradito in come è stata organizzata e presentata. E anche lì mi riprometto di andare avanti su questa strada per rendere sempre più efficaci le interazioni che abbiamo in questa sede. Quindi grazie a voi e grazie a tutti, però adesso diciamo che abbiamo uno spostamento che sia anche virtuale, nel senso che proseguiamo ma ci spostiamo su un collegamento diverso, perché termina il collegio dei direttori di struttura e dei direttori di laboratorio e inizia invece il consiglio direttivo propriamente detto, cui partecipano i rappresentanti dei vari atenei nel consiglio stesso. Ringrazio nuovamente tutti e a presto, diciamo, come direttori di struttura e come dialoghi o discussioni scientifiche. Adesso passiamo alla parte invece relativa alla gestione del nostro consorzio. Grazie di nuovo a tutti. Thank you.